Io vorrei ringraziare diciamo, tutta la dirigenza dell'Umpli Calabria, con il suo presidente regionale, il presidente provinciale di Catanzaro, la Proloco attualmente che ha voluto questo evento. Un grazie anche al sindaco che ci sta ospitando in questa. In questo luogo che credo che sia magico per tutto quello che può significare per chi ama la natura e per come anche l'Umpli intende amare la natura, l'ambiente, che è sicuramente uno dei temi diciamo, su cui stiamo lavorando anche come giunta e questo sicuramente è uno di quelle occasioni che può dimostrarlo. Io voglio proprio sottolineare quello che ha detto Pippo, cioè ci sono delle cose che ti restano dentro, questo resterà dentro di noi credo anche per un aspetto che è quello di trovarci oggi qui la giunta nazionale per la prima volta in presenza, diciamo questa è una giunta che ancora non eravamo riusciti a vederci tutti insieme e questa occasione quindi di aver scelto la Calabria, aver sposato grazie anche al Presidente questa iniziativa credo è l'occasione appunto per dare un segno di rinascita che viene da questo luogo dove un albero millenario ci dimostra che si può vivere anche affrontando migliaia di anni proprio di chissà quante intemperie abbia visto, chissà quante occasioni ha avuto diciamo, per essere in pericolo, però alla fine si trova qui e si trova qui ad essere visitato, ad essere condiviso con tutti noi. Quindi questa è un'occasione proprio per dirci è il momento di rinascere, l'Umpli e tutte le Proloco credo che hanno adesso il diritto e aggiungo anche il dovere di dimostrare che ci sono e che ci sono ancora più di prima credo ancora. Grazie ancora. No, io devo dire che quando con Pippo abbiamo iniziato a discutere un po' di questo appuntamento qui in Calabria, un appuntamento che si doveva fare e che doveva essere un appuntamento per insomma, conoscere un po' meglio partendo appunto da Tropea, come diceva prima, le cose poi sono andate una dietro l'altra. Ma ecco, fin dall'inizio l'idea era quella di trovare un appuntamento insieme a tutta la giunta che ringrazio qui presente insieme a noi, che sta potendo vivere anche questo momento, doveva essere un momento di, insomma, di riappropriazione del nostro mondo, del nostro modo di vivere. E man mano che parlavamo con Pippo, ecco, abbiamo scoperto tante belle cose che purtroppo magari a causa di questa pandemia non si sono magari messe in luce, come Bibbo Valencia con la capitale del libro e come il platano di Guringa, che in effetti magari è passato inosservato in alcuni ambienti. E allora man mano che con Pippo parlavamo io nella mia mente costruivo un po' questo viaggio, anche se devo dire che da quello che era la mia aspettativa ecco, c'è stata una piacevole grande sorpresa nel trovare dei luoghi ancora più belli di quello che uno poteva aspettarsi, e questo è veramente, ma non perché magari insomma pensavamo che non poteva essere così, ma perché sono molto più belli di quello che uno può immaginare, come questo luogo magico, perché quando mi parlava del platano secolare, chiaramente io vivendo nel luogo che è anche il luogo del castagno dei 100 cavalli, che il castagno è l'albero più grande e più vecchio d'Europa, allora dico, ho sempre convissuto con qualcosa di così spettacolare, no? Perché lo diceva Ignazio, vivere con un esemplare che ha una tale longevità e che, come nel nostro caso, considerate che ha almeno una quarantina di patologie all'interno, che combatte creando degli anticorpi automaticamente, che riesce a sopravvivere e riesce a sopravvivere nel nostro caso anche in un ambiente dove l'Etna ha in qualche modo coperto molta parte del nostro territorio. E quindi ecco, questi
grandi esseri, questi monumenti della natura devono farci riflettere veramente su quello che è la nostra esistenza e il nostro essere cittadini di questo mondo, e andarli a far diventare anche simbolo, e di questo ecco dobbiamo ringraziare il sindaco, perché ha dato a questo albero una nuova vita, perché è stato sempre in questo bosco, ha vissuto da da eremita in questo bosco per tanti anni, chissà quante persone l'hanno osservato senza chiedersi magari come mai questo albero stava qua in mezzo, così maestoso, così bello da vedere. Allora, l'intuizione, le persone che poi riescono a dare una nuova vita, che danno nuova vita anche a un luogo come questo, che diventa sì un luogo magico, un luogo anche di meditazione, per rilassarsi, perché qua effettivamente man mano che scendevo uno libera tutta una serie di tossine. Io veramente mi sento rivitalizzato qua da questa mattinata, mi sta dando tanta energia, perché proprio è tutto il contesto, gli uccelli, questo silenzio, questa forza che emana ci ricarica. Questo è il bello del luogo, stare a contatto con queste creature, veramente è qualcosa di magico. Quindi complimenti al sindaco, complimenti anche per come sta creando questo luogo, perché lo sta plasmando, mantenendo comunque il tutto in modo naturale, che è l'aspetto importante, perché noi non dobbiamo invadere lo spazio, ma ci dobbiamo convivere, dobbiamo essere rispettosi e dobbiamo far capire che il rispetto di questi luoghi, di tutto questo, serve per la nostra vita, serve per il nostro futuro, perché senza di questo purtroppo vediamo quello che purtroppo sta succedendo e come può cambiare la nostra vita da un momento all'altro. Quindi rispettare la natura, rispettare gli altri è fondamentale. Grazie alla Proloco. Qui abbiamo un albero millenario, una giovane presidente che invece si mette a disposizione dell'amministrazione e creano questa bellissima collaborazione, perché poi tutto si può fare se c'è la giusta collaborazione, se si lavora insieme, se si riesce a fare squadra. Questo è importante, come sta facendo Pippo con tutti gli altri, con tutti i suoi collaboratori, si stanno riuscendo a realizzare dei progetti di grande rilievo, pian piano, ma tassellino dopo tassellino, si sta costruendo veramente una Umpli Calabria che ha tutto un altro modo di vivere, un'altra passione. Forse si è liberata un po' di tante negatività e oggi magari riesce a esprimere il meglio. Lo sta facendo alla grande, lo sta facendo valorizzando questi luoghi, valorizzando quello che c'è di buono, quello che c'è da mettere in luce. E sta facendo veramente un lavoro straordinario. Grazie Pippo per il grande lavoro che stai facendo. Per noi sei sempre un riferimento e un faro continuo su cui noi puntiamo sempre e su cui noi abbiamo bisogno di avere qui per portare avanti sempre nuovi progetti. Chiaramente il provinciale, tutto il consiglio che saluto, tutti i soci della Proloco, tutti i soci delle Proloco calabresi, perché ecco, siamo tutti una grande squadra, una grande unione che deve sempre di più andare avanti a crescere e portare avanti questi messaggi, che sono i messaggi che servono per poter trovare nell'unione, nella squadra,
i motivi per andare sempre a migliorare. Solo così possiamo crescere, solo facendo squadra, lo si sta facendo bene, avremo modo in questi giorni di vivere, perché in ogni luogo che abbiamo qui oggi rappresentato, saremo a Tropea, saremo a Vibo, ma saremo qui in tante altre occasioni, perché già stiamo lavorando per poter fare un appuntamento dedicato all'ambiente. Abbiamo il nostro rappresentante Stefano Raso, che lavora proprio sul Dipartimento Ambiente insieme a un vostro concittadino che è Domenico Cerminara, direttore del parco della Sila. Faremo un appuntamento anche sulla Sila proprio per presentare queste belle opportunità che dà anche per chi vuole visitare i boschi della Sila. Ma insieme a Max Falerni abbiamo già avviato il gemellaggio, lui si occupa di gemellaggio, di turismo, e insieme alla mia prologo, alla prologo di Sant'Alfio, faremo il gemellaggio col Curinga, perché questi due pilastri della natura devono essere collegati da qualche cosa. Poi abbiamo Bernardina Tavella, che quella lega tutti, perché tanto rappresentando il servizio civile e i giovani, ecco, l'Italia intera. Ci entra sempre, perché poi una mano con i ragazzi del servizio civile per portare avanti questi progetti e per far conoscere ai ragazzi quanto importante è svolgere il servizio civile con le proloco, quello è fondamentale. Anche qui sicuramente sarà a breve necessario un servizio di assistenza in loco, perché dovranno essere regolamentate, perché ci vorrà un'attenzione continua, quindi tutto questo dovrà essere sempre di più tutelato e mostrato e portato avanti. Quindi va bene così, andiamo avanti, portiamo avanti i nostri progetti, portiamo avanti i nostri valori, e da questo pilastro della natura possiamo dire che siamo veramente una forza, e una forza eterna, perché le prologo ci sono, ci saranno sempre, l'Umpli c'è, ci sarà sempre. Grazie ancora a tutti per il grande lavoro. Lui è una delle persone più preparate che esistono sul territorio, per cui ed è uno storico che qui a Curinga, insieme con un altro paio di persone, sono quelle che riescono a tirare tutta la storia e a portarla avanti anche nelle manifestazioni, anche le più importanti, proprio per evidenziare delle cose che altrimenti noi non sapremmo. Vai, ringrazio il Presidente Cappellupo per le esagerate parole nei miei riguardi, veramente grazie. Voglio spendere un attimino due parole sulla prologo di Curinga, Curinga Conia, gestita in maniera davvero brillante dalla nostra Presidente Sara Mazzotta, che la sta facendo veramente rivivere. A Curinga la prologo esiste da tantissimi anni, ha avuto momenti di fulgore, di gloria, specialmente negli anni 80 e 90 con la presidenza del compianto professore Antonio Panzarella, e adesso sta veramente rivivendo una nuova gioventù, ed è composta quasi esclusivamente da ragazzi. Io sono un pochettino il nonno di tutti quanti, però mi trovo bene in mezzo a loro, dico la verità. E anzi, li ringrazio proprio per questa vitalità che riescono a dare anche a me. Ci troviamo nella zona di media collina del comune di Curinga, è un comune che si trova più o meno è sicuramente nella zona dell'Istimo, il centro più o meno del Golfo di Sant'Ofemia. Il comune parte dal mare con 5 km di splendida spiaggia, poi ha una vasta zona pianeggiante e si spinge quasi fino alla montagna. È straordinario pensare quanti beni ci siano su questo territorio, a partire già dal mare, dove esiste una splendida torre di avvistamento del Cinquecento, il Torrazzo, come che venivano chiamati all'epoca. Poi man mano che si sale si arriva alle terme romane nella zona di Acconia. Sono delle terme del III-IV secolo più o meno dopo Cristo, non si ha una datazione precisa, e soltanto da una cinquantina di anni si è scoperto veramente che sono delle terme. Fino agli anni 60 si pensava fossero
i resti di un tempio greco di Castore e Polluce. Non è improbabile che prima delle terme lì esistesse davvero questo tempio greco. Poi salendo si trova altro, finché si arriva qui a due passi da questo posto, come diceva prima la presidente Sara Mazzotta, ci sono i resti di un monastero basiliano del 1000 più o meno, 900-1000, che peraltro è anche legato alla storia di questo albero, forse. Veniamo a noi molto velocemente, parliamo un pochettino dell'albero. Parto dalla veloce introduzione che c'è su un libro di cui qualche copia c'è anche qui, poi qualcuno di voi potrà vedere. L'introduzione ha un titolo e si chiama Giganti. Il libro si chiama La leggenda del platano di Vrisi. Voglio innanzitutto dire che Vrisi è questa località ed è l'etimo Vrisi, è sicuramente un di origine greca, vuol dire sorgente, e questo spiega anche un pochettino la fortuna di questa pianta, perché essendo un terreno ricco di acqua, la pianta ha vegetato meglio che se fosse stata piantata altrove. Nello stesso tempo, come ben vedete, la zona è ben riparata dai venti. E poi c'è, secondo me, secondo tanti, una terza ipotesi non improbabile, che la pianta abbia avuto questa lunga vita e che soprattutto non sia stata tagliata da nessuno nel corso dei secoli, malgrado la fame di legna da ardere che c'era in Calabria, c'è sempre stata, per un motivo probabilmente molto semplice. La gente lo ha in qualche maniera sempre venerato, perché si è sempre pensato che questa pianta sia stata piantata da qualche frate del vicino monastero di Sant'Elia Vecchio, quindi godeva di una forma di venerazione. Cosa dire ancora? Parliamo un pochettino proprio della pianta, vado molto velocemente. Come vedete, questo gigante, inizialmente parlavo di giganti, perché giganti? Perché fino a 3 anni fa, era il 2018, esisteva a Curinga un altro gigante, era un pioppo, probabilmente il pioppo più grande d'Italia. Avevamo allora questo splendido record di avere il platano più grande d'Italia e il pioppo più grande d'Italia. Purtroppo quell'anno, un po' perché gli alberi anche loro hanno, come le persone, una vita, questo albero aveva circa 400 anni, ma forse anche per l'incuria che c'era stata nel tempo, questo albero è caduto. Grazie a Dio non ha provocato danni, ma avrebbe potuto anche farne. Ci rimane questo bellissimo albero, alto circa 21-22 metri, nello stesso tempo. Vediamo il tronco, la circonferenza è sui 16 metri, poi dipende dal punto in cui si prende la misura, si varia ovviamente dai 12, 16, qualcuno dice addirittura 17 metri. È un grande monumento della natura e ci insegna una cosa soprattutto, che la natura va rispettata. Io sono un ambientalista convinto, faccio parte del WWF, ho veramente la gioia che da un po' di tempo questa pianta goda della conoscenza un pochettino di tanta gente. Fino a pochi anni fa si era in pochi a conoscerlo, e forse questo, come diceva prima il sindaco, era anche un bene. Oggi qualche rischio lo corre la pianta, per esempio il calpestio delle radici non è una cosa buona, tant'è vero che non si può più accedere alla porticina d'ingresso, perché l'albero dalla parte opposta ha una porta che praticamente fa intravedere l'interno della pianta, il tronco e cavo, e all'interno della pianta stessa possono tranquillamente entrare diverse persone. Si noterà anche che le pareti sono nere, sono scure, e questo perché? Quasi sicuramente perché, essendo un tempo qui bazzicato da molti pastori, questi pastori durante le intemperie si proteggevano all'interno della pianta stessa, magari accendendo anche un fuoco per riscaldarsi. Chiudo questo brevissimo intervento dicendo soltanto una cosa: la natura è bella, l'albero ce la insegna, la natura va rispettata, e per rispettarla
bisogna conoscerla. Grazie. Eccetera, quindi vuole omaggiarvi di un qualcosa, sì, che bene, grazie, la nostra comunità. Grazie, grazie, grazie. Questo, grazie. E questo a te, Pippo. Grazie, Vincenzo. Grazie, grazie. Pensiero che è molto gradito, perché faccio insomma una buona raccolta di quello che è la storia poi di ogni luogo. Io invece le regalo il nostro libro che abbiamo appena presentato in Senato, che riguarda il valore socio-economico delle Proloco. Questo è Pezzara. Prendiamo quello per il bravo, sì. Mi ha letto dentro. Guardate, è giustamente. C'è. Ora glielo consegniamo, aspetta che facciamo. Ecco, questo è mio. Questo è suo. Facciamo una foto. Stamattina il comune di Coringa è onorato, ha un grande piacere di aver ospitato stamattina sotto i rami del platano millenario la Proloco provinciale, oltre che locale, ma soprattutto regionale e nazionale. È un grande, ripeto, onore per noi, perché sono venuti a fare una visita in questo luogo, in questo luogo suggestivo, che come sapete tutti è stato quest'anno premiato come il secondo albero più amato d'Europa. Loro sono venuti proprio per visualizzarlo da vicino, ammirarlo e portarlo come ricordo nel loro almanacco delle Proloco. Accanto a me ci sono tutti gli altri dirigenti delle stesse Proloco che ci hanno onorato della loro presenza, per cui siamo contenti, Presidente. Presidente, soprattutto per la sua venuta, perché si è scomodato da una carica così alta a venire a Coringa. Già mi parlava di un castagno meraviglioso che avete in provincia di Catania, per cui come dire, diventiamo ancora molto più solidali avendo alberi e la natura da tutelare. Come comune noi facciamo l'impossibile per tutelarlo, perché adesso, quando era da solo, forse aveva una maggiore e migliore salute. Adesso che invece è guardato da tanti occhi, dobbiamo stare attenti. La location sarà ancora migliorata per proteggerlo e perché i cittadini lo possono, usando un verbo come dire, estivo, gustarlo ancora di più. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutti e passo la parola alla nostra presidente locale della Proloco. La Proloco dà il benvenuto a tutti i presenti ed un ringraziamento al presidente nazionale Umpli Antonino Laspina, al segretario generale Umpli Ignazio Di Giovanna, al presidente regionale Umpli Filippo Capellupo ed al presidente provinciale Umpli Vitaliano Marino per essere qui oggi insieme a noi a festeggiare, a celebrare le vittorie del nostro meraviglioso platano. E il compito delle Proloco è quello di promuovere il proprio territorio e noi cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, dando la nostra massima disponibilità, accogliendo i visitatori che decidono di venire a visitare il nostro paese, il quale presenta diversi beni culturali. Oltre al nostro platano di Coringa abbiamo anche il monastero di Sant'Elia Vecchio, il quale è situato a pochi metri dal livello stradale, salendo dal platano, e le terme romane, situate ad Acconia di Coringa. Per noi è un grande piacere, un grande onore, e ringraziamo anche l'amministrazione comunale con la quale collaboriamo per la loro disponibilità. È veramente una grande soddisfazione, non solo per il nostro paese, ma anche per la Calabria intera, la quale ha ottenuto altri due premi importanti, Tropea come borgo più bello d'Italia e Vibo Valentia, nominata la capitale italiana del libro. Porgo i miei saluti e passo la parola al presidente provinciale Vitaliano Marino. Porto i saluti delle Proloco della provincia di Catanzaro. Per noi oggi è una giornata straordinaria, bellissima. Abbiamo vinto come provincia di Catanzaro e comune di Coringa il secondo premio a livello
europeo. Cioè, la cosa importante è che questo premio porta avanti la conoscenza e la salvaguardia degli alberi in generale. E cioè noi come uomini, come donne, dobbiamo impegnarci a continuare sì, a far conoscere quello che sono questi giganti belli, giganti buoni della natura, ma dobbiamo continuare a piantare alberi affinché il nostro mondo sia un mondo più vivibile, perché senza alberi non avremo un mondo senza ossigeno, senza continuamente eroso dall'acqua e dal vento. Cioè gli alberi sono fondamentali per i nostri ecosistemi, per la produzione dell'ossigeno. Cioè, è un momento che noi dobbiamo prendere coscienza dell'importanza della natura e la coscienza del nostro ambiente. E l'altra cosa molto interessante è che partiamo con tre grandi successi alla Calabria. Cioè, questo sarà un motore di spinta per quanto riguarda il turismo. Io già ho parlato con alcuni amici americani, i canadesi, che di questa cosa se ne sta parlando anche nel mondo, e credo che sia un volano affinché si concretizzi quello che è il turismo a livello in Calabria. Cioè già la Tropea e anche Vibo sono veramente una terna favolosa, e non dobbiamo far sfuggire questo momento positivo per la Calabria. Io voglio ringraziare al nostro presidente nazionale, che io stimo tanto per quello che sta facendo e quello che sicuramente farà anche per noi Calabria. Ringrazio il signor sindaco che veramente devo dire che ha giocato una bella carta, e dobbiamo continuare in questo senso. Ringrazio anche il nostro segretario generale Ignazio Di Giovanni, che è qui con noi, e io lo vedo sempre positivo, cioè un modo di portare avanti diciamo la nostra associazione a livello nazionale. Io ringrazio di nuovo i presidenti, i soci che sono qui stanchi, no? Dopo una giornata. Ringrazio a Pino, che è lì che ci sta guardando, a tutti quanti, e passo la parola al nostro presidente Pippo Capelli. Sì, intanto non voglio dimenticare che insieme con noi stamattina abbiamo anche parte della giunta nazionale, oltre che la mia giunta che è rappresentata da Giovanna, ma poi Pino come consiglieri e gli altri amici di presidenti di Prologo che sono qui. Però permettetemi in questa occasione di ringraziare la presidente di Curinga e il suo consiglio direttivo e tutti i soci, bravissima, io ci mettiamo anche i soci, giusto? E il sindaco, chiaramente dico sempre che quando c'è questa comunione tra l'istituzione comune e le Proloco, le cose funzionano sempre bene. Questa volta hanno funzionato ancora di più, perché l'impegno è stato massimo, e io dico che poi alla fine è stata anche la Calabria ad aver messo il dito sulle votazioni su questa storia, perché è chiaro che ogni volta che noi partecipiamo a livello internazionale poi dobbiamo essere uniti e non guardare se la provincia di Catanzaro, la provincia di Cosenza, sono tutti territori che noi dobbiamo sponsorizzare, dobbiamo portare avanti, perché come arriva uno e sta a Curinga, poi va a fare la vista a Tropea, come va a Tropea va a fare la vista a Vibo, poi se sta a Vibo va a fare la vista in un'altra parte. Sono queste le cose che dobbiamo ragionare, perché è chiaro che il momento più importante è far muovere le persone verso i nostri territori. Il momento in cui questi si muovono significa che in quel momento quel territorio è fortunato e finalmente viene scoperto con gli occhi giusti. Non abbiamo finito qui, perché se fossero solamente tre i premi quest'anno ci saremmo fermati qua. Noi stavamo parlando con il presidente stamattina, avremo un'altra occasione che è quella della montagna. Io la voglio dire perché è arrivato un altro premio per la Calabria. La Calabria ha sulle montagne il primo posto per piste ciclabili. Per cui un applauso ce lo facciamo noi. A questo punto ce lo dobbiamo fare, perché non è stata la natura, tra virgolette, ma sono stati anche gli uomini. Perché la natura ci ha messo il suo.
cioè questi boschi bellissimi che noi abbiamo in Calabria, però un pezzettino ce l'hanno messo gli uomini, che hanno messo all'interno di questi boschi anche qualche cosa di nostro, mettendoci nelle condizioni di essere la prima regione per chilometri in bicicletta in montagna. Ringraziamento totale a tutti coloro i quali si sono dati da fare in questi due giorni. È stata una due giorni che il presidente nazionale ha sposato da subito, nel momento in cui ha visto le cose. Appena gli parlavo di una cosa, gli brillavano gli occhi per telefono, perché gli parlavo di Tropea. No, è bellissimo, è bellissimo. Poi come? Il secondo d'Europa, il platano, è un altro casino. Ecco, allora, quando parliamo di queste cose, chiaramente a lui è come se tu gli parlassi di casa sua, per cui si sente l'Italia addosso, e speriamo sempre che sia la cosa più bella, perché se lavoriamo tutti da un verso, io dico, alla fine, nel bene e nel male, questa Italia deve risultare sempre la più bella del mondo. Grazie a tutti.